parte di tutti i libri che ho intenzione di leggere quest'estate. Perché sì, finalmente il 21 giugno è passato, è arrivato, siamo ufficialmente nella stagione estiva, nella stagione del mio cuore. Infatti, come sapete, la TBR estiva è tipo il mio video preferito di tutto l'anno, ve lo posso assicurare, perché non lo so, parlarvi dei libri che ipotizzo di leggere in questa meravigliosa stagione mi emoziona moltissimo. E ovviamente, come sempre, vi ricordo che tutti i libri che vi andrò a mostrare li trovate linkati giù nell'info box se volete acquistarli tramite Amazon. I primi libri presenti nella mia TBR estiva, Dreamers, fanno parte tutti della stessa saga e sono un bel po', quindi in realtà potrebbero quasi avere una TBR a parte soltanto loro, e naturalmente mi sto riferendo alla saga delle Cronache Lunari di Marissa Meyer. Ad esclusione di Cinder, perché comunque l'ho già letto a maggio, ma da Scarlet fino a Starz Bomb li leggerò tutti! Sì! Sono seria quando dicevo che serviva una TBR a parte, ma ce la faremo! Infatti a maggio ho fatto partire il gruppo di lettura sulle Cronache Lunari, il Lunar Dreamer GDL, vi lascio su nelle schede il link del video se non l'avete visto, se volete aggiungervi a questo gruppo di lettura siete assolutamente ancora in tempo. Infatti a maggio abbiamo letto Cinder, a giugno leggeremo Scarlet, o meglio, voi l'avete già letto sicuramente perché vi vedo su Instagram, io in questi giorni che mi rimangono di giugno leggerò Scarlet, ve lo giuro che sarò in pari con il gruppo di lettura, ve lo giuro che ci provo. A luglio leggeremo Cress e Fairest, Fairest ovviamente per chi legge in lingua e vuole, e poi ad agosto leggeremo Winter e Starz Bomb per chi vuole, sempre per chi legge in lingua. Per quanto riguarda le novelle, continuo a farmi molto ridere la cosa che ad agosto in piena estate con 35 gradi, probabilmente quando io sarò in spiaggia a prendere il sole, io leggerò Winter. Ma sì, ma perché noi facciamo le cose a caso sperando che vadano bene? Ma ok, diciamo che l'inverno e il freddo saranno delle tematiche molto presenti all'interno di questa TBR, poi più avanti capirete perché. Grazie a tutti coloro che stanno partecipando a questo gruppo di lettura, perché siete in tantissimi mi avete commentato sotto a quel video, o comunque mi scrivete su Instagram, nei direct, nei post, nelle stories, usate i template che ho creato, quindi veramente sono contenta di aver creato tutto questo, perché ci sproniamo a vicenda, scleriamo insieme. Molti di voi non avevano mai letto le Cronache Lunari prima di questo momento e le hanno scoperte tramite questo gruppo di lettura e mi hanno proprio detto: ah, grazie Ludo, è diventata una delle mie saghe preferite. Quindi insomma sono molto contenta, non vedo l'ora di rileggere appunto Scarlet, Cress e Fairest, che mi ricordo che mi erano piaciuti moltissimo all'epoca, per poi buttarmi finalmente su Winter ad agosto, perché io non ho ancora letto Winter, Dreamers, cioè questa cosa è grave. Come dicevo, per questi serve una TBR a parte. E niente, adesso andiamo avanti con gli altri perché non mi sento più la mano, quindi next, andiamo avanti. Mi serve Amelia Shepherd che mi rigenera la mano, perché insomma io solo delle me fido, cioè sì. Poi il prossimo libro di cui vi parlo e che mi piacerebbe tantissimo leggere quest'estate è Il Principe del Sol di Claudia Ramirez Lomelí, che sicuramente voi conoscerete come Claurits Books se bazzicate un po' nella parte ispanohablante di Booktube. Lei è una booktuber messicana molto conosciuta, tipo una cosa come 500.000 followers, quindi insomma sicuramente avrete sentito parlare di lei. Io seguo Clau da moltissimi anni, la stimo molto come persona, come creatrice di contenuti, mi piacciono tantissimo i suoi video, li trovo molto originali, ben editati, e quindi quando poi ha pubblicato il suo libro ero solo che felice per lei, e volevo leggerlo da sempre in realtà, perché comunque si tratta di un romanzo fantasy, è il primo volume di una trilogia composta anche da La ladrona della luna e il terzo volume che dovrebbe uscire quest'anno, se non erro, ovviamente con tutti i ritardi del caso, perché siamo sempre una pandemia globale, vorrei ricordare. Ovviamente entrambi i libri li trovate soltanto in spagnolo, perché non sono ancora stati tradotti né in italiano né in inglese, però sono davvero curiosissima, non ho ben capito di che cosa parli la trama, perché in questi due anni più o meno da quando è uscito questo primo libro mi sono sempre un po' tenuta distante perché mi ci voglio immergere un po' a scatola chiusa. Ho capito solo che, come si intuisce anche dal titolo, che c'entra il regno del sole, poi appunto c'è il regno della luna, c'è una missione, un'avventura di mezzo, so che ci sono delle ship bellissime e anche a livello di personaggi so che sono molto interessanti. Lo leggerò prima in digitale perché comunque il caso ha voluto che dopo un sacco di tempo io trovassi i PDF sia del primo che del secondo, però sicuramente se mi piacerà lo recupererò anche in cartaceo, perché ho visto da diversi video che l'edizione cartacea è veramente molto bella, perché all'interno, tipo tra le bandelle laterali, ci sono tutte le fan art con i personaggi, quindi io adoro queste cose. Poi da Il Principe del Sol passiamo a
La luna che uccide di N.K. Jemisin. L'avete capita? Principe del sole, la luna che uccide. Vabbè, scusate le mie battute tristi. Ve lo giuro che non è stato intenzionale metterli uno dopo l'altro. Me ne sono accorta dopo. Ops! La luna che uccide è il primo volume di una duologia composta anche da Il sole oscurato, entrambi pubblicati dalla Fanucci qui in Italia. Il secondo è uscito proprio di recente, insomma. E io ho deciso di inserire questo libro, in generale questi libri, nella mia TBR estiva perché di recente Andrea, di Andrea Belfiori, ormai ne ha parlato molto bene sul suo canale e da quanto ho capito c'entrano i sogni, dei poteri legati ai sogni e io sono Ludo Dreamer, quindi dove mi metti la parola sogno, sogni come poteri? Venduta! Abbiamo notato nel corso della storia del canale che Stranger Dreamer era uno dei miei libri preferiti, Layer of Dreams, Sequel di The Diviners è un altro dei miei libri preferiti, perché ci sta la parola sogni in mezzo, cioè io sono una persona semplice, capite? Appena ho letto la trama, che ovviamente adesso non ricordo, ma ricordo che all'epoca mi era piaciuta molto, ho detto ok, lo leggerò, e infatti parlandone anche con Andre, lui mi ha proprio detto che potrebbe essere un libro molto nelle mie corde, poi comunque anche N.K. Jemisin è l'autrice della quinta stagione, quindi mi aspetto grandi cose, voglio leggere più o meno tutto quello che ha scritto N.K. Jemisin e non so perché da un anno a questa parte, da quando ho letto tutta la trilogia della quinta stagione, non l'ho ancora fatto, ma c'è sempre tempo per recuperare, vero? Vero? Poi cambiamo completamente ambientazione e spostiamoci in Russia, perché il prossimo libro di cui parlo, che mi piacerebbe tantissimo leggere quest'estate, è L'orso lusignolo di Katrin Arden, che è rispettivamente il primo volume nella The Winter Trilogy, quindi nella trilogia dell'inverno, composta anche da La ragazza nella torre e L'inverno della strega, che è uscito da poco in digitale, da quanto ho capito, per la Fanucci, e ipotizzo che entro l'anno uscirà anche il cartaceo. I primi due li potete reperire tranquillamente su Amazon, sempre appunto editi dalla Fanucci, e il terzo, insomma, si spera che arrivi presto anche quello in cartaceo, così potremo effettivamente leggerlo in più persone. Ho deciso di inserire questo libro nella mia TBR estiva perché Chantal e Gabriella me ne hanno parlato benissimo, sono effettivamente mesi che lo punto, che voglio leggerlo e penso proprio che lo farò alla fine della mia sessione estiva, se ci sarà mai una fine, perché comunque da quanto ho capito è un libro che si prende molto il suo tempo a livello di narrazione, insomma, quindi preferisco leggere un libro del genere quando sono più libera sia mentalmente che a livello di impegni concreti, così da dedicargli tutto il tempo e l'attenzione, insomma, che si merita. E anche qui mi fa molto ridere la questione perché da quanto ho capito almeno questo primo libro è ambientato nell'inverno gelido e freddo della Russia di qualche secolo fa, quindi c'è proprio anche qui. Allora, il tema di questa TBR non è l'estate, è l'inverno. Plot twist! San Pietroburgo è cupa, San Pietroburgo è spenta, mi sono congelato in mezzo alla tormenta. Anche qui indovinate, non so molto della trama se non nulla, cioè ho capito che appunto ci troviamo in Russia qualche secolo fa, che quindi ci sarà alla base della mitologia, della trama, del folklore russo, che sicuramente sarà super interessante perché non ne so molto e voglio saperne di più, perché la Russia è comunque un paese, ha una storia che mi affascina tantissimo, lo sapete, e poi che la protagonista Vasya è un bellissimo personaggio e forse mi pare che ci sia anche una relazione tipo alla Esmeralda Frollo del Gobbo di Notre Dame, quindi c'è anche qui, mi avete comprata e venduta proprio facile facile, proprio subito. Poi mi sono resa conto che quest'estate sarà molto all'insegna dei libri di Marissa Meyer, perché ho deciso di iniziare finalmente anche la trilogia di Renegades, composta per l'appunto da Renegades, Archenemies e Supernova. Ho deciso di leggere questa saga in questo periodo estivo in realtà per svariati motivi, innanzitutto perché mi sentivo ispirata e ho proprio voglia di leggere questa storia di Marissa Meyer, perché mi manca un po' quel tipo di libro con supereroi e cattivi, fazioni che si scontrano, insomma un po' alla Vicious di Victoria Schwab, per capirci. Poi credo che saranno due libri molto diversi, però da quanto avevo letto nella trama ho riscontrato un po' delle somiglianze e è una tipologia di libro che potrebbe essere assolutamente nelle mie corde, ma soprattutto ho deciso di leggere adesso questa saga perché in spagnolo è uscita tutta quanta, infatti questa qui è la mia edizione in lingua e i libri sono usciti tutti quanti, sia in cartaceo che in digitale, infatti questo qui ce l'ho fisico qui con me, mentre gli altri due sono sul mio Kindle, lì pronti ad aspettarmi, per cui ovviamente
sicuramente, se il primo libro mi piacerà, mi farò una maratona di lettura subito subito, anche perché, come vi spiegavo nel video dei buoni propositi all'inizio di quest'anno, sto cercando di dare la priorità a saghe che sono già finite o in via di conclusione, perché essenzialmente non ho più sbatti di aspettare anni, mesi, secoli e millenni per i sequel dei libri, perché non mi ricordo le cose e perché sono una persona impaziente ormai, sto invecchiando, chissà come sarò 80 anni. Poi gli ultimi due libri di cui vi parlo in questo video per questa TBR estiva sono entrambi sequel, e il primo tra i due è Girls of Storm and Shadow di Natasha Ningan, che è rispettivamente il secondo volume della trilogia di Girls of Fever and Fire, che come sapete io ho letto lo scorso anno e mi è piaciuto moltissimo, quindi sono davvero curiosa di scoprire come proseguirà la storia. In realtà avrei voluto leggerlo a giugno in occasione del Pride Month, del mese del Pride, insomma, perché comunque è un libro con tematiche LGBTQ+ presenti, infatti abbiamo una coppia tra due donne che sta insieme come coppia protagonista proprio della storia, soltanto che credo che ormai mancano pochissimi giorni alla fine del mese e leggerò sicuramente Scarlet per il gruppo di lettura perché devo, e credo La città di ottone perché mi sta chiamando, quindi credo che questo lo rimanderò a luglio, ma l'importante ovviamente è leggerlo perché la comunità LGBTQ+ va celebrata tutto l'anno, non soltanto a giugno. E a proposito di questo, aspettatevi presto qui sul mio canale un video con i miei consigli sulle letture con tematica LGBTQ+, perché non vedo l'ora di portarvelo, per cui aspettatevelo. In realtà, Dreamers, questa lettura mi spaventa un po', lo devo ammettere, perché ne ho parlato con Gabri, che l'ha letto da poco, e lei mi ha detto che questo libro ha un po' la sindrome del libro di mezzo, no? Nelle trilogie. Lo sappiamo che purtroppo è così ultimamente, o comunque è sempre stato così, che il secondo libro è quello un po' più brutto, no? Per cui spero che comunque un po' mi piaccia tanto da leggere anche il terzo, perché mi dispiacerebbe comunque abbandonare questa storia e questi personaggi. Per me l'importante però è che le tematiche già presentate nel primo volume, quindi la violenza fisica e psicologica sulle donne, che continui ad essere approfondita ancora meglio, che magari si parli proprio di ripresa dal trauma che questi personaggi hanno subito. Se questa parte verrà fatta bene, potrò passare sopra anche al fatto che magari a livello di trauma non succeda molto, perché ovviamente queste tematiche, essendo una donna, mi toccano da vicino e quindi voglio vederle rappresentate in un certo modo. Ed infine Dreamers, l'ultimo libro di cui vi parlo in questa TBR estiva, ma non per importanza, è The Toll di Neal Schusterman, che è rispettivamente il terzo e ultimo volume della trilogia di Falce. Tutta la saga, insomma, verrà portata in Italia dalla Oscar Bolt. Il primo è già uscito a maggio, se non erro, sì. In questo frangente in cui non ho fatto video, vi siete un po' persi la mia ossessione per questa saga, perché ve lo giuro, Dreamers, che il primo mi è piaciuto talmente tanto che io ho detto no, io non posso aspettare anni per sapere quello che succede, e quindi il secondo lo sto attualmente leggendo mentre sto girando questo video, lo sto leggendo in spagnolo, sono tipo a metà e lo sto amando, quindi ho scritto su Twitter alla casa editrice spagnola quando sarebbe uscito il terzo e mi hanno confermato che uscirà quest'estate, quindi io sono pronta anche qui per un'altra maratona di lettura. E capite bene che questo libro è proprio entrato a forza in questa TBR, perché sì, cioè penso che quando avrò finito Thunderhead la mia vita non avrà più senso e vorrò solo leggere The Toll, quindi spero che esca tipo entro luglio, insomma a breve, perché ho bisogno di sapere quello che succede. Però Dreamers, non vedrò di parlarvi di questa saga nei prossimi wrap up, perché cioè non so voi, ma io sono completamente in fissa, è una delle mie saghe preferite di quest'anno e di sempre, cioè proprio che non me lo aspettavo, ma mi ha colpita tantissimo dall'inizio. Ebbene sì, Dreamers, siamo giunti alla fine di un altro video, io spero ovviamente che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, che vi abbia fatto passare un buon momento, adesso tocca a voi, fatemi sapere qui sotto con un commentino cosa leggerete quest'estate, perché sono un sacco curiosa di saperlo. Ce la farà Ludovica a portare a termine tutta la sua TBR? Lo scopriremo soltanto vivendo, però insomma diciamo che ultimamente con le TBR stagionali sta andando molto bene, cioè la TBR primaverile l'ho portata tutta quanta a termine ancora prima che finisse la primavera, quindi sono fiduciosa che quest'estate andrà benissimo. Il narratore esterno lo sento in lontananza, che ride! Ebbene, adesso niente di diverso, le solite cose che dico alla fine di tutti i video, ve lo mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video con tutti i vostri amici, nemici, parenti, cani, gatti e topi, e ovviamente seguitemi sui social network che sono linkati giù nel mio box se già non lo fate, perché seguirmi sui social è una cosa molto 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 importante. Quindi non è di diverso, io vi abbraccio fortissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Bye!